Aspettiamo ancora un paio di minuti per permettere alla gente di collegarsi e poi cominciamo. Buongiorno a tutti, vedo che abbiamo raggiunto un numero importante di partecipanti, quindi se siete d'accordo cominciamo. Benvenuti a tutti a questo webinar dedicato al progetto Bobcat, dal titolo Prodotti cosmetici, nutraceutici e bioplastiche dal cardo, il modello di bioraffineria del progetto Bobcat. Sento più niente.
Ok, prima di cominciare, giusto qualche informazione. Ok, giusto qualche nota organizzativa. L'audio e il video di tutti i partecipanti sono disabilitati al fine di garantire una migliore qualità del webinar. I relatori potranno condividere le loro presentazioni attraverso la funzione Share My Screen. Il webinar sarà registrato e sarà successivamente disponibile sul canale YouTube del Consorzio Tabiotech. Le domande possono essere effettuate sia tramite la chat per domande o commenti brevi, oppure per domande più strutturate potete utilizzare il pannello Q&A. Cercheremo di rispondere a tutte le domande alla fine di ogni intervento, nel caso potremo ritagliarci qualche minuto alla fine per ulteriori domande. Per domande o richieste più approfondite, potete ulteriormente scrivere a presidenza@tabiotech.it e avrete tutte le risposte. L'evento è trasmesso anche in diretta live streaming sul canale YouTube del Consorzio Talbiotech a questo link. Nel caso in cui abbiate colleghi che non, se questi colleghi non riuscissero ad accedere al webinar Zoom, possono seguire la diretta sul canale YouTube. Quindi anche attraverso il canale YouTube è possibile effettuare le domande, scrivendo i commenti a fianco alla diretta. Non rubo ulteriore tempo, partiamo subito con la prima relatrice. Interrompo la condivisione, ok. Presento la dottoressa Sparvoli, ricercatrice senior presso l'Istituto di Biologia e Biotecnologie Agrarie del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nonché coordinatrice del progetto Bobcat. Ti lascio la parola. Grazie mille. Grazie Melissa. Allora io sto, vediamo se riesco. Vedete lo schermo condiviso? Sì, vero? Si vede? Lo Sì, vediamo. perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Sono molto contenta di questa possibilità di poter condividere con tutti i primi risultati e soprattutto l'idea progettuale del progetto Bobcat, un progetto che si sviluppa attorno alla specie del cardo. Il cardo è una specie mediterranea perenne, appartiene alla famiglia delle Asteracee, comprende oltre al cardo il carciofo e il cardo selvatico. Queste sono specie che sono molto adattabili a vari ambienti, tant'è che il cardo viene coltivato dal Piemonte alla Sicilia. Producono una grande biomassa, richiedono basso input e soprattutto si adattano a crescere in ambiente mediterraneo, soprattutto nelle estati calde e secche tipiche del nostro ambiente. L'interesse per queste specie nasce dal fatto che sono fonte di sostanze di estremo interesse, un'ottima qualità di oli nei semi, ma anche nel resto della pianta, molto abbondante, soprattutto moltissimi composti bioattivi di grande interesse e ovviamente una biomassa lignocellulosica di buona qualità che può essere poi utilizzata per la produzione di energia. Quindi è una specie che si adatta molto bene alla produzione di bioenergie e bioprodotti, tant'è che in effetti ha attirato l'interesse di grossi gruppi industriali come Novamont, leader nella produzione di bioplastiche e bioprodotti, che ha fatto una joint venture con Versalis, fondando Matrica, che è un'azienda collocata a Porto Torres, dove si stanno riconvertendo gli impianti della petrolchimica verso le energie rinnovabili e soprattutto basate, insomma, c'è un grosso interesse verso il cardo. Ora, il cardo è una
una specie che, appunto, come ho già detto, produce biomasse e bioprodotti di grande interesse, li produce da diverse, insomma, tutte le parti della pianta sono utilizzabili, dalla radice per la produzione dell'ottenimento di lignina, appunto i fiori, le foglie per la produzione di composti di biointeresse e i semi per la produzione di oli. Dopo la spremitura dell'olio resta il pannello proteico e tutte queste varie parti trovano una loro collocazione applicativa in ambiti che vanno appunto dalla biocosmesi a bioprodotti per il settore alimentare, quindi si va dal aspetti legati alla nutraceutica, ad esempio il settore caseario, la possibilità di reimpiegare i prodotti di scarto nel settore agrofood come pannello proteico per la mangimistica, piuttosto che come fertilizzanti o biostimolanti e ovviamente la parte legata agli oli, quindi bioplastiche e biolubrificanti. Ora però, ovviamente essendo una specie coltivata, diciamo, la produzione del cardo è legata a problemi di stagionalità. Ovviamente questo implica anche che a seconda di come cambiano le condizioni ambientali possono esserci instabilità sia nel contenuto dei composti di interesse sia nelle rese, nella composizione della biomassa che appunto possono cambiare a seconda di come va la stagione e infine i prodotti estratti dalla specie sono comunque sempre a rischio di presenza di inquinanti e pesticidi. Quindi diciamo il progetto Bobcat nasce con l'idea di dare diciamo un approccio alternativo, soprattutto alternativo alla dipendenza della stagionalità, ed è un progetto che è basato su un sistema di bioraffineria basato su un sistema di colture cellulari. Il progetto è un progetto finanziato da Fondazione Cariplo nell'ambito della CoL, Economia Circolare, Ricerca per un Futuro Sostenibile, finirà quest'anno e vede come partner il CNR con l'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria a cui appartengo, l'Istituto di Biologia e Biorisorse che ha sede a Napoli l'Università degli Studi di Napoli Federico II con due dipartimento di farmacia, la sezione del CAISIAL e il consorzio Intel Biotech. Diciamo, le basi fondanti di questo progetto, come dicevo, sono legate al sistema di colture di cellulare di cardo come un sistema alternativo alla produzione in campo. È un sistema che vuole essere a basso impatto e sostenibile e l'idea è di lavorare verso una stabilizzazione e un miglioramento delle produzioni di composti, quindi bioprodotti ad alto valore aggiunto, in particolare oli e composti di tipo polifenolico, anche utilizzando interventi di tipo biotecnologico. Ecco qua, dicevo colture cellulari, quindi questo perché le colture cellulari garantiscono una produzione continua, permettono una produzione ottimizzata, standardizzata e stabile, quindi vuol dire si parte da tessuti della pianta che vengono sdifferenziati attraverso la formazione di un callo, sospensioni cellulari, uno scale up delle sospensioni fino ad arrivare a un processo che poi permette di ottenere bioprodotti. In questa diapositiva sono anche mostrati
quelli che poi sono interventi che noi abbiamo adottato nel progetto, cioè la fase di trasformazione genetica delle colture cellulari. Questo perché ovviamente, essendo un sistema confinato, ci permette anche la possibilità di adottare biotecnologie basate sulla trasformazione genetica classica o sulle nuove tecnologie di evoluzione assistita basate sull'editing genomico e senza avere problemi di intercorrere in trasgressioni di regolamenti che non consentono l'utilizzo di OGM. L'approccio biotecnologico in questo progetto, appunto, è basato sulla trasformazione genetica e gli obiettivi di queste attività di modificazione genetica riguardano, da un lato, l'ottimizzazione della composizione degli oli finalizzata all'aumento di acidi grassi monoinsaturi e quindi per migliorare gli aspetti legati alla produzione di bioplastiche, ma anche con effetti di ricadute per l'industria cosmetica che di bioplastiche fa anche uso. E dall'altro lato un approccio di riduzione della lignina attraverso una soppressione dei geni che portano alla sintesi di lignina, che è attesa, finalizzata da un lato a consentire un migliore utilizzo del residuo della biomassa, rendendo più accessibile l'estrazione della cellulosa e il recupero di biomolecole per la chimica verde, e dall'altro andando a modificare il pathway della lignina, che è legata a quello della sintesi di composti di tipo polifenolico, la possibilità di vedere alterazioni in positivo nell'accumulo di composti di interesse. L'altro aspetto fondante di questo progetto riguarda appunto l'allestimento di bioreattori, quindi un passaggio da quello che è la scala di laboratorio alla una scala pilota per quello che può essere una produzione industriale, e servirà quindi a valutare l'efficienza produttiva delle colture normali, un confronto fra le colture trasformate geneticamente e quelle normali, ma soprattutto esplorare nuove modalità di crescita che potrebbero essere la fotoautotrofica o quella mixotrofica, quindi facendo uno shift dall'eterotrofica a sistemi economicamente, energeticamente, che potrebbero essere più sostenibili, e infine il tutto si inserisce in un contesto di economia cellulare di circolare, perché il sistema prevede anche l'utilizzo di scarti che provengono dall'industria agroalimentare per sostenere la crescita delle colture cellulari, quindi come substrati di crescita. E quindi il ciclo sarà l'ingresso di scarti, il recupero per la crescita, l'ottenimento di bioprodotti ad alto valore aggiunto e gli scarti delle colture cellulari che rientrano, nel circolo economico, come appunto fertilizzanti, mangimi, piuttosto che estrazioni di bioenergia. E infine, ovviamente, siccome questo è un progetto pilota, non abbiamo informazioni relative a un sistema di questo tipo per l'ottenimento di composti di interesse, è prevista un'analisi del ciclo della vita, e quindi una valutazione dei costi economici, energetici e il bilancio del carbonio, per avere un quadro della sostenibilità del sistema sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista energetico ed economico. Io a questo punto lascerei la parola ai colleghi che entreranno nel merito delle varie parti del progetto, e magari in fase conclusiva, se ci sono delle domande, sono aperta a rispondere.
Perfetto, grazie mille dottoressa Sparvoli per l'interessante intervento. Lascio allora la parola alla dottoressa Graziani, postdoc presso il Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che farà un intervento sull'analisi qualitativa e quantitativa dei composti bioattivi in estratti di cardo e la valutazione delle loro proprietà benefiche. Grazie mille. Gli organizzatori per averci dato questo evento interessante e di presentare i nostri risultati. Non riusciamo a sentirla. Niente? Mi sentite? È molto lontana. Forse adesso, aggiustato un po' il microfono? No. Facciamo la prova senza cuffie. Adesso mi sentite? Sì. Perfetto. Adesso sì. Meglio senza cuffie allora. Allora, dicevo, sono Giulia Graziani, lavoro presso il Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II. La nostra unità di ricerca nell'ambito del progetto Bobcat, come ha accennato la professoressa Sparvoli, si è occupata dell'analisi qualitativa e quantitativa dei composti bioattivi in estratti di cardo e della valutazione delle loro proprietà benefiche. Come già accennato poc'anzi la professoressa Sparvoli, il cardo è una pianta erbacea, è perenne in natura, annuale in coltura, appartiene alla famiglia delle asteracee ed è molto coltivata nelle aree mediterranee. La sua coltivazione risale ai tempi dei Romani, infatti già Plinio nella sua storia naturale lo annoverava fra gli ortaggi pregiati. Dal punto di vista botanico è molto simile al carciofo e all'interno della specie Cardunculus distinguiamo la varietà silvestris, ovvero sia il cardo selvatico, la varietà altilis, ovvero sia il cardo coltivato, e la sottospecie Scolimus, a cui appartiene il comune carciofo. Tre interessanti varietà di cardo, il bianco avorio, il gigante di Romagna e lo spagnolo, sono state oggetto della nostra ricerca. Il cardo è utilizzato sia crudo che cotto ed è molto apprezzato sia per le sue caratteristiche organolettiche, ma soprattutto per le sue proprietà salutistiche e nutraceutiche. Infatti sono numerosi gli studi presenti nella letteratura scientifica che riportano gli effetti ipoglicemizzanti, epatoprotettivi, antinfiammatori, antitumorali, antivirali ed antibatterici, nonché gli effetti antiossidanti legati all'utilizzo di questo vegetale. In questa slide ho riportato i principali studi sulle proprietà bioattive del cardo, tutti riguardanti la valutazione di una serie di attività biologiche, fra cui l'attività antiossidante, l'attività antiadipogenica, legata prevalentemente alla presenza della pigenina, e altri studi riguardano la caratterizzazione, il chemical profiling di questa pianta, di questo vegetale. L'ampio spettro di effetti fisiologici positivi e le proprietà nutraceutiche in generale di questa pianta sono associate alla presenza in essa di diverse classi di metaboliti secondari. I flavonoidi, gli acidi fenolici, i lignani, le cumarine, gli alcaloidi, gli steroli e i triterpeni. I composti maggiormente presenti nel cardo appartengono alla classe dei flavonoidi e degli acidi fenolici. I flavonoidi rappresentano una principale classe di composti fenolici con effetti biochimici e farmacologici dimostrati nella letteratura scientifica, così come gli acidi fenolici a cui sono associate una serie di attività biologiche, tra cui quella radical scavenger, antipertensiva, antitumorale, a parte l'importante funzione di miglioramento del metabolismo glucidico e lipidico.
In linea con quanto ha detto anche la professoressa Sparvoli, l'obiettivo del progetto Bobcat era quello di utilizzare prodotti di scarto o acque reflue come substrati nutritivi per la crescita di colture cellulari, pratica già diffusa nel campo delle biotecnologie. Nell'ambito del progetto Bobcat, in particolare, si è voluto perseguire tale linea per colture cellulari ingegnerizzate di cardo, ottimizzandone la crescita su larga scala, in condizioni sostenibili ed in linea con l'economia circolare. Quindi, attraverso approcci biotecnologici innovativi, le linee cellulari di cardo saranno migliorate per la produzione di composti bioattivi da utilizzare in campo nutraceutico, cosmetico, per la produzione di proteine o di biomassa in generale per la produzione di energia. Nell'ottica di favorire la selezione del genotipo per produrre colture cellulari, è stata effettuata una caratterizzazione su 3 genotipi di cardo coltivato. In particolare i campioni ci sono stati forniti dagli altri partner del progetto e in primis hanno riguardato una valutazione del profilo quali quantitativo della componente polifenolica e degli acidi grassi durante lo sviluppo da seme a foglie in 3 genotipi di cardo coltivato. In questo grafico in particolare è riportato il contenuto di grasso nei 3 genotipi, gigante, spagnolo e bianco avorio. È evidente un maggiore bioaccumulo di grasso nei semi, ad eccezione del evidente un accumulo di grasso nei semi e un più basso accumulo di grassi nelle foglie, ad eccezione del genotipo gigante, per il quale il più basso contenuto di grasso è stato riscontrato nei cotiledoni. La componente lipidica è stata studiata anche mediante indagine gassicromatografica dal punto di vista qualitativo, per cui sono stati investigati gli acidi grassi in essa contenuti. C'è da dire che tutte le differenze osservate nell'ambito di questa caratterizzazione metabolomica sono esclusivamente di tipo genetico, in quanto le piante che ci sono, gli campioni che ci sono stati forniti, sono stati coltivati in condizioni standard e controllati per annullare qualsiasi possibile interferenza di tipo agronomica o ambientale. Come si evince da questa tabella, il principale acido grasso in tutti i genotipi e in tutti i tessuti analizzati è l'acido palmitico, che raggiunge la concentrazione più elevata nei cotiledoni del genotipo gigante. Per quanto riguarda la componente insatura, invece, l'acido oleico è maggiormente presente nei semi, raggiungendo la percentuale più elevata nei semi del genotipo gigante, mentre il linoleico è molto presente negli ipocotili, in particolare gli ipocotili del genotipo bianco avorio hanno mostrato la percentuale più elevata. C'è da dire che le foglie del genotipo spagnolo hanno mostrato una elevata percentuale di tale acido grasso. Il rapporto acidi grassi polinsaturi, acidi grassi saturi è un importante parametro per la valutazione funzionale, per la valutazione salutistica degli oli e degli alimenti in generale. In questo caso, questo rapporto è risultato particolarmente elevato per gli ipocotili di tutti i genotipi analizzati. Ma è da evidenziare che anche le foglie del genotipo spagnolo hanno presentato un elevato valore di tale rapporto. Lo step successivo delle nostre indagini ha riguardato la caratterizzazione della componente polifenolica, che è avvenuta mediante spettrometria di massa ad alta risoluzione, dopo separazione cromatografica mediante UHPLC. Sono stati identificati 15 composti, 9 flavonoidi, 2 acidi fenolici ed un acido caffeilchinico. L'identificazione è avvenuta in base alle informazioni derivanti dal tempo di ritenzione, dalla massa esatta fino alla quinta cifra decimale e dagli spettri di frammentazione.
Le analisi quantitative, come si evince dalla tabella, hanno dimostrato che l'acido clorogenico è il composto più rappresentativo negli estratti analizzati in tutti i tessuti ed in tutti i genotipi. In particolare, diciamo che la concentrazione più elevata si raggiunge negli ipocotili del genotipo gigante e biancaorio, seppure generalmente si riscontra un grande accumulo di acido clorogenico nelle foglie. Altri flavonoidi presenti negli estratti analizzati, ben rappresentati, sono la vitexina, la naringina, la quercetina glucoside e la naringinina. La vitexina ha dimostrato un andamento crescente durante lo sviluppo della pianta da seme a foglie, così come la quercetina glucoside, la luteolina e il canferolo. Le foglie in generale hanno mostrato un maggiore accumulo di composti polifenolici. È anche vero che questi composti polifenolici hanno una funzione importante nella crescita e nella protezione della pianta. Per questo, nelle foglie che sono i tessuti più esposti a stress biotici e abiotici, se ne sono riscontrate maggiori quantità. Infine abbiamo valutato sugli estratti analizzati per la composizione anche l'attività antiossidante. L'attività antiossidante in letteratura viene misurata con diversi saggi, i più famosi sono il FRAP, il DPPH e la BTS. Si tratta di metodi standardizzati, comunemente utilizzati perché sono semplici, accurati e riproducibili. Si tratta di saggi che prevedono lo spegnimento di radicali liberi da parte degli antiossidanti presenti negli estratti vegetali. Nello specifico si sono creati in provetta radicali liberi colorati, nel caso del DPPH, cationi radicalici liberi, nel caso della BTS, mentre nel caso del FRAP si è andata a valutare l'attività ferro-riducente dei metaboliti bioattivi presenti negli estratti, andando a vedere la loro capacità di ridurre un complesso ferrico a un complesso ferroso intensamente colorato di blu in ambiente acido. L'applicazione delle tre metodiche ha consentito una accurata valutazione dell'attività antiossidante attraverso il confronto e la correlazione dei dati ottenuti. Per quanto riguarda i semi, si osservano differenze significative tra i vari genotipi analizzati ed in particolare i semi del biancoavorio sono quelli che hanno mostrato l'attività antiossidante più elevata. È elevata la correlazione tra polifenoli totali e attività antiossidante, il che dimostra che i polifenoli hanno un importante ruolo come agenti radical scavenger e ferroriducenti. Anche per quanto riguarda gli ipocotili è evidente la differenza fra i tre genotipi, il che mette in evidenza il loro differente potenziale nutraceutico. E anche in questo caso gli ipocotili del biancoavorio hanno mostrato una buona attività antiossidante. Nel caso dei cotiledoni, invece, si osserva ancora una volta una marcata differenza fra i vari genotipi investigati. La più alta attività antiossidante è stata mostrata dallo spagnolo, soprattutto con i metodi di PPH e FRAP. Nel caso dei cotiledoni, diciamo che in letteratura è riportato che l'acido clorogenico che viene accumulato viene in parte utilizzato per la lignificazione della pianta. Questo spiegherebbe una più bassa concentrazione di acido clorogenico nei cotiledoni e anche una più bassa attività antiossidante. Per le foglie, infine, è stata evidenziata una significativa differenza tra i tre genotipi e anche in questo caso si è osservata una discreta correlazione tra il contenuto di polifenoli e l'attività antiossidante, con il genotipo biancoavorio e il genotipo spagnolo che hanno mostrato delle buone performance antiossidanti, sia come scavenger di cationi radicalici, sia come attività ferroriducente.
In conclusione possiamo dire che i nostri risultati hanno fornito finora una caratterizzazione della composizione dei tessuti in differenti varietà di cardo coltivato, procurando informazioni utili sull'accumulo dei composti bioattivi e sulla loro valenza nutraceutica in generale durante lo sviluppo della pianta. Allo stesso tempo saranno sicuramente di supporto all'obiettivo di ottimizzare l'uso sostenibile di questa risorsa naturale. Ho concluso, grazie a tutti. Grazie mille per il suo intervento. Guardo se ci sono domande in chat. Allora, abbiamo una domanda, penso rispetto a una slide che ha presentato abbastanza all'inizio. Sono attività da considerare come di equilibrio della normale funzionalità o possono essere ascritti a proprietà più di efficacia farmacologica? Non ho sentito, se gentilmente mi può ripetere. Certo, allora, sono attività da considerare come di equilibrio della normale funzionalità o possono essere ascritti a proprietà più di efficacia farmacologica? Sicuramente le proprietà antiossidanti che ne abbiamo testato sono attività che danno indicazioni sull'efficacia farmacologica anche degli antiossidanti, perché in primis i polifenoli agiscono come agenti riducenti e quindi andando a testare in vitro le loro potenzialità in tal senso è possibile, diciamo, dedurre anche delle informazioni farmacologiche. Ok, grazie mille. Un'altra domanda chiede come sono stati preparati gli estratti per poter conseguentemente determinare l'attività antiossidante? Allora, gli estratti sono stati preparati a partire da materiale vegetale liofilizzato. Si tratta di estratti idroalcolici perché i composti polifenolici sono solubili in soluzioni idroalcoliche, per cui attraverso una estrazione in un bagnetto ad ultrasuoni si è proceduto all'estrazione del materiale vegetale effettuando delle estrazioni idroalcoliche. Semplicemente il campione è stato poi filtrato, centrifugato e sottoposto alle analisi sia di spettrometria di massa che a quelle per la valutazione dell'attività antiossidante. Ok, perfetto. Per ora non ci sono altre domande, nel caso comunque possiamo alla fine recuperare. Ok, grazie. Grazie mille per l'intervento. Grazie a lei. Allora passo lascio la parola alla dottoressa Docimo, ricercatrice presso l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presenterà un intervento dal titolo Il ruolo della genetica e delle biotecnologie a supporto dello sviluppo sostenibile, la produzione di colture cellulari modificate. L'intervento sarà seguito dall'intervento del dottor Paolo, che presenterò non appena la dottoressa Docimo avrà concluso. Sì, grazie Melissa, buongiorno a tutti. Attendo che Giulia chiude la sua presentazione. Mi sentite, mi vedete? Certo. Ok, allora, come appunto sono stata introdotta, sono Teresa Docimo delle BBR di Portici, vi parlerò del ruolo della genetica e delle biotecnologie a supporto dello sviluppo sostenibile attraverso la produzione di colture cellulari modificate. Questa presentazione è appunto condivisa con il dottor Dario Paolo e darò, diciamo, delle informazioni di base. Pensavo di parlarvi un po' del cardo come coltura dai molteplici usi, ma è stato ampiamente descritto, sono state ampiamente descritte le caratteristiche del cardo, di conseguenza vi dirò per quale motivo abbiamo scelto comunque questi genotipi di cui la dottoressa Graziani vi ha appena parlato.
Abbiamo avuto la possibilità di lavorare a due progetti precedenti, il progetto Biopolis ed Enerbiochem, attraverso i quali ci siamo occupati della valorizzazione di coltivazioni di specie lignocellulosiche e da biomassa affinché potessero essere coltivate su terreni marginali. E l'utilizzo, diciamola, questo ci ha permesso di poter fare uno screening di diversi genotipi di cardo per poter valutare appunto quali avessero maggiori meccanismi di resistenza e fossero adatti alla coltivazione su suoli salini. In particolare appunto i genotipi biancavorio e spagnolo ed anche gigante si sono contraddistinti per la capacità di resistenza senza inficiare appunto sulla biomassa, quindi manifestando comunque una crescita vigorosa nonostante la presenza appunto di salinità. Sebbene ci siano queste caratteristiche appunto di resistenza, come ha anticipato la dottoressa Sparvoli, la coltivazione del cardo risulta stagionale e la produzione di metaboliti, dati diciamo drammatici e repentini cambiamenti climatici, può essere fortemente influenzata appunto da tali condizioni. Per riuscire a mantenere una stabilità nella produzione di metaboliti, quindi si può prospettare la produzione di colture cellulari e quindi a partire tra l'altro da genotipi particolarmente interessanti. La finalità, l'obiettivo appunto del progetto Bobcat è quello di creare nelle colture cellulari una produzione elevata di molecole utili, nello specifico per noi per il BBR dell'incremento quindi di acido oleico, mentre invece per l'IBA riguarda la riduzione della lignina per aumentare la biodisponibilità della cellulosa. Per quale motivo tali molecole risultano così importanti? Perché nella compressazione con dei biopolimeri biodegradabili, quale il PLA e il PHA, possono portare alla formazione di nuovi biopolimeri. Nuovi biopolimeri che possono andare a sostituire la grande quantità di microplastiche che sono presenti nella maggior parte dei prodotti di cui facciamo uso quotidianamente. Ad esempio nella maggior parte dei prodotti cosmetici e nei detergenti. Tali microplastiche, in maniera abbastanza silente, entrano non solo a contatto con noi ogni giorno, manifestando la loro tossicità, ma vanno a contaminare le acque e di conseguenza rientrano nuovamente nella catena alimentare, contaminando i mari e ovviamente anche i terreni. Quindi diciamo la prospettiva è quella di poter offrire la possibilità di creare appunto nuovi biopolimeri biodegradabili. Come già mostrato dalla dottoressa Sparvoli, la nostra strategia parte diciamo da un processo di selezione di genotipi al fine di individuare genotipi e tessuti maggiormente ottimali diciamo nella produzione dei composti di nostro interesse per poter determinare la formazione appunto di callo, quindi indurre la callogenesi. In seguito abbiamo come BBR proposto anche una strategia di licitazione per poter modificare il flusso dei metaboliti di interesse e parallelamente sia noi che l'IBA ci siamo occupati di una strategia di ingegneria metabolica al fine di modificare geneticamente il flusso di metaboliti. In seguito a profiling metabolico e trascrizionale, le colture trasformate potranno essere messe in coltura liquida su larga scala proprio attraverso quindi un approccio sostenibile con l'utilizzo di substrati contenenti scarti del settore agroalimentare. Diciamo che nell'ambito della strategia andrò diciamo passo per passo e spiegandovi la selezione. Per quanto riguarda la selezione dei genotipi, nel nostro specifico caso, come vi ho detto, siamo interessati agli acidi grassi, in particolare all'acido oleico e l'acido linoleico. Volendo incrementare quindi la produzione di acido oleico, è necessario conoscerne il patto. Il patto degli acidi grassi è presente in tutte le cellule, la cellula vegetale è compartimentalizzato e la formazione dell'acido oleico monoinsaturo si ha attraverso l'introduzione di un'insaturazione ad opera dell'enzima SAD. L'insaturazione in posizione 9 viene poi succeduta da un'ulteriore insaturazione per la formazione dell'acido linoleico ad opera della FAD2, una desaturasi che è presente appunto in diversi compartimenti, non solo appunto nei plastidi. Vi nomino appunto questi due geni perché sono fondamentali per il nostro processo di selezione e di ingegneria genetica. Ovviamente gli acidi grassi sono presenti in tutti i tessuti diciamo della pianta perché oltre a costituire diciamo i vari mattoni biosintetici, quindi le membrane, creano appunto dei pool fortemente quindi energetici. Per la selezione genica
abbiamo avuto necessità ovviamente di avere informazioni di sequenza e l'incremento delle risorse genetiche ci ha aiutato in tal senso. Infatti, diciamo, sono dedicati diversi siti alle composite, in particolare c'è il Composite Genome Project che viene quasi quotidianamente aggiornato grazie proprio grazie all'incremento delle strategie di sequenziamento massivo, le tecnologie ai throughput che ci permettono di avere sempre più informazioni. Quindi per poter avere delle informazioni relativamente ai nostri due geni SAD e FAD ci siamo quindi rivolti sia al Composite Genome Project ma inoltre abbiamo avuto anche molte informazioni dai progetti, diciamo, di assembly del trascrittoma svolto dall'Università di Torino e recentemente anche grazie al sequenziamento del genoma. La selezione di questi geni è passata anche attraverso delle analisi comparative delle sequenze quindi individuate in carciofo comparate con sequenze di geni già individuati in specie oleaginose. Questo perché per individuare il gene chiave nella biosintesi dell'acido oleico e linoleico era comunque necessario compararli con dei geni che erano stati già funzionalmente caratterizzati in altre specie. Questo ci ha permesso di individuare questa analisi che in Cinara cardunculus altilis, scolimus, sono presenti ben 4 SAD, di cui una in particolare caratterizzata funzionalmente in altre specie e con elevata omologia di sequenza con quelle presenti appunto in Cinara. Per quanto riguarda FAD, ci sono invece numerose isoforme, più di 30, e ne abbiamo individuate 3, che corrispondono a 3 isoforme che hanno una compartimentalizzazione, cioè la FAD 2.2, che è un gene housekeeping, il principale responsabile della formazione dell'acido oleico ed è presente in tutti i tessuti della pianta e in tutti i compartimenti. Poi c'è la FAD 2.1 che è seme specifica e la FAD 6 che invece è un'isoforma cloroplastica. Prendendo in considerazione il fatto che è riportato in letteratura la FAD 2.2 come gene chiave, abbiamo prestato particolare attenzione a quest'ultima, sebbene non abbiamo tralasciato anche l'espressione delle altre, perché il cardo non è appunto ancora caratterizzato sotto questo punto di vista, e quindi per fare una selezione del genotipo e del tessuto abbiamo interpolato i dati ottenuti dalla dottoressa Graziani relativamente al contenuto in particolare di acido oleico e linoleico, andando a comparare effettivamente il contenuto di questi due composti nei diversi tessuti e genotipi e rilevando che il genotipo spagnolo e le foglie del genotipo spagnolo avevano un contenuto ottimale se consideriamo che in ogni caso la maggiore presenza di tali composti è presente nei semi. Nello stesso tempo, dalle analisi precedentemente esposte dalla dottoressa Graziani, abbiamo anche visto che le foglie avevano anche un importante contenuto di metaboliti antiossidanti, quindi di fenilpropanoidi, interessanti per l'IBA. Di conseguenza siamo andati poi a vedere il profilo trascrizionale dei geni SAD e FAD, in particolare vi riporto quello del genotipo spagnolo, ma vi riporto alla pubblicazione recentemente pubblicata appunto per comparazioni con gli altri genotipi, e interpolando però questi dati abbiamo potuto vedere che effettivamente nelle foglie la FAD 2.2 responsabile della formazione dell'acido linoleico ha un maggiore livello di espressione e quindi poteva essere il nostro gene chiave, mentre invece per la SAD abbiamo un livello comparabile più o meno in tutti i tessuti. Diciamo che quindi la nostra strategia è partita dalla selezione, individuando il genotipo quindi spagnolo e le foglie come tessuto per la formazione quindi del callo ed infine per il processo di elicitazione. Per l'induzione della callogenesi, è un processo che partendo quindi da un tessuto vegetale permette di ottenere cellule indifferenziate attraverso quindi un opportuno substrato in cui ci sia un bilanciamento dei fitormoni, e queste cellule indifferenziate possono poi essere coltivate nello stesso substrato raggiungendo, diciamo, la condizione di callo friabile, il quale poi può essere posto in coltura liquida per formare appunto le sospensioni cellulari. A partire quindi dall'ottenimento del
del callo, del non sostenimento quindi di callo, del genotipo spagnolo, abbiamo pensato di voler modificare il flusso metabolico attraverso un processo di elicitazione. È noto che la pianta sottoposta ad uno stress abiotico debba difendersi incrementando la produzione prevalentemente di metaboliti con attività antiossidante, proprio per difendersi dallo stress ossidativo. Volendo capire se appunto tale effetto si verificasse anche nel callo, abbiamo sottoposto i calli ad uno stress da raffreddamento e uno stress salino. L'effetto immediato che possiamo vedere, diciamo, nei primi due grafici riguarda la crescita. Normalmente, diciamo, la pianta si trova di fronte quindi a un trade-off tra la difesa e la crescita, ed effettivamente anche nei calli abbiamo potuto notare che con l'aumento dello stress si ha una riduzione della crescita. In particolare per il freddo c'è una riduzione immediata della crescita, per poi riprendere in un tempo più prolungato di circa 14 giorni. Mentre invece per il sale abbiamo un effetto non molto marcato, con una concentrazione 50 millimolare sale, mentre invece con concentrazioni crescenti l'effetto, diciamo, diventa sempre più marcato. In maniera opposta si muovono invece i metaboliti secondari, che abbiamo inquadrato come fenoli totali. Nei fenoli totali abbiamo un incremento con maggiore è l'effetto dello stress, maggiore è la produzione di metaboliti di difesa, come atteso. Quindi l'elicitazione, in conclusione, diciamo, potrebbe essere utilizzata come ulteriore meccanismo per spingere maggiormente il flusso di metaboliti verso una specifica classe. In questo caso abbiamo analizzato i feniltropanoidi, ma le analisi sugli acidi grassi sono in corso. Ovviamente la condizione ottimale di stress deve essere appunto minimale, tale da non inficiare sulla crescita delle colture cellulari. Quindi la nostra strategia va dalla selezione alla cannogenesi, è passata quindi all'elicitazione, e adesso vi esporrò l'approccio di ingegneria metabolica che noi BBR e DIBA abbiamo seguito con finalità differenti. Per modificare il flusso metabolico, diciamo, si può considerare un generico pathway, e quindi da questo generico pathway si può pensare alla sovraespressione di un gene. Immaginiamo il nostro prodotto finale D, e quindi sovraesprimendo il gene C è possibile ottenere un maggiore accumulo. Quindi nello specifico della nostra strategia per l'acido oleico, immaginate che appunto questa sia la SAD e il D sia l'acido oleico. Sovraesprimendo la SAD otterremo una maggiore quantità di acido oleico. Per quanto riguarda l'altra strategia alternativa, si può però anche utilizzare la strategia dell'antisenso, e quindi determinare un incremento del prodotto C attraverso interferendo con la formazione del prodotto D, e quindi andando ad inibire ad esempio la FAD per incrementare la formazione del precursore. LIBA invece si è occupata di una strategia differente che vi verrà esposta dal collega Dario Paolo, attraverso la sovraespressione di un fattore di trascrizione che in maniera coordinata può regolare, diciamo, può indurre l'espressione di tutti i geni del pathway biosintetico, determinando l'accumulo del prodotto finale. Per quanto riguarda il protocollo di trasformazione, LIBA ha messo a punto una strategia di trasformazione basandosi quindi dalle colture di callo all'ottenimento quindi di sospensioni cellulari che sono state coinoculate con l'agrobatterio tumefaciens recante il vettore con il transgene di interesse da dover essere sovraespresso o diciamo silenziato. Successivamente alla co-cultura le colture cellulari sono state trasferite su mezzo solido, avviato un processo appunto di selezione e poi propagazione delle linee transgeniche. Per quanto riguarda il nostro approccio, invece, è stato diretto sul callo, quindi abbiamo direttamente messo in co-coltura callo con colture di agrobatterio, e abbiamo poi siamo andati avanti con la procedura direttamente di selezione e propagazione delle linee transgeniche. Vi presento quindi i risultati relativamente a quest'ultima parte, quindi relativamente alla sovraespressione del gene SAD. Abbiamo utilizzato un vettore per la sovraespressione, verificato che ci fosse l'inserzione del transgene nel DNA, ed abbiamo ottenuto diversi trasformanti che adesso sono in corso le analisi di espressione per verificare l'incrementata espressione, speriamo, del gene SAD. Per quanto riguarda il silencing mediante RNA interference,
Abbiamo anche in questo caso verificato l'inserzione del transgene nel DNA, abbiamo ottenuto diversi trasformanti e qui l'analisi di espressione ci ha già indicato che l'analisi di due trasformanti, che nel CALO1 abbiamo una riduzione dell'espressione del gene FAD di ben 10 volte e nel CALO2 di circa 4 volte. Quindi in conclusione abbiamo ottenuto quindi una selezione del genotipo e del tessuto per la callogenesi, abbiamo ottenuto colture di callo e colture liquide e abbiamo ottenuto calli transgenici. I prossimi step riguarderanno l'analisi biochimica dei trasformanti e lo scale up delle colture liquide. Volevo ringraziare tutti per l'attenzione e la Fondazione Cariplo per permetterci di portare avanti questa ricerca e soprattutto diciamo il mio team di ricerca, il nostro team di ricerca. E grazie a tutti voi per l'attenzione ancora. Grazie mille. Allora passiamo subito la parola al dottor Paolo che proseguirà la presentazione. Il dottor Paolo è un postdoc presso l'Istituto di Biologia e Biotecnologie Agrarie del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Prego. Allora, mi sentite? Grazie Melissa e a tutti gli organizzatori per l'impegno nell'organizzare questo evento. Io mi presento, sono Dario Paolo, lavoro presso l'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del CNR nella sede di Milano. E come è stato detto, la mia presentazione andrà a complementare quella della dottoressa Docimo con argomento produzione di colture cellulari modificate, in particolare trasformazione genetica di queste ultime. Ci tengo a introdurre l'argomento dicendo qualcosa che gli altri relatori in realtà hanno già esposto, ovvero che l'ottica nella quale viene inquadrato il progetto Bobcat è quello di utilizzare le colture cellulari di cardo in un'ottica di bioraffineria. Questo significa che chiaramente le colture cellulari verranno utilizzate o speriamo di utilizzarle con un fine energetico, quindi per ottenere una biomassa di carbonio fermentabile, però allo stesso tempo vogliamo sfruttare la possibilità di produrre delle molecole di varia natura, come abbiamo visto, che possono essere poi recuperate perché possono essere utilizzate in applicazioni a valle che ad esempio riguardano l'industria alimentare, l'industria farmaceutica e quella cosmetica. E quindi è soltanto andando a unire questi due approcci che è possibile aumentare la fattibilità economica e la sostenibilità che deriva dalla produzione di questa biomassa e dal suo riutilizzo. Come è stato illustrato nell'introduzione e dalla dottoressa Docimo, quello che abbiamo fatto a CNR IBA è stato andare a modificare geneticamente queste colture cellulari con l'obiettivo di ridurre il contenuto di lignina. Voi sapete che lignina è un termine con cui si fa riferimento a una serie di polimeri di natura fenolica che si trovano nelle pareti cellulari di tutte le cellule vegetali. Questi polimeri vanno a formare dei complessi molto stabili con altre fibre che hanno natura diversa perché si originano dagli zuccheri, che sono quelle della cellulosa, delle emicellulose e delle pectine. E la formazione di questi complessi ha per la pianta una funzione principalmente strutturale e di difesa, quindi servono per i tessuti lignificati, servono per la difesa, per la protezione, ma servono ad esempio anche per differenziare delle strutture che garantiscono il trasporto di acqua e soluti da un organo all'altro della pianta. Tuttavia, quando consideriamo l'utilizzo di una biomassa in ambito energetico, la presenza di questi complessi fra i polisaccaridi e la lignina è di solito un problema, perché la formazione di questi complessi diminuisce l'accessibilità ai carboidrati che devono essere sottoposti, ad esempio, a delle reazioni di degradazione enzimatica. Questo rende generalmente necessaria una serie di pretrattamenti che possono essere fisici, chimici e biologici per diminuire la quantità di lignina. E ovviamente tutti questi trattamenti sono trattamenti costosi e che hanno come rischio quello di diminuire la qualità della biomassa che dobbiamo utilizzare. Per questo quando si ha a che fare invece con delle colture cellulari come nel nostro caso è possibile intervenire a monte e quindi fare in modo che queste cellule naturalmente producano meno lignina e quindi avere una biomassa che è già qualitativamente migliore nel momento in cui deve essere trattata.
Quella che vi faccio vedere in questa slide è una panoramica molto schematica che illustra la biosintesi della lignina. Come vedete, la lignina viene prodotta a partire da una serie di molecole che qui sono rappresentate in verde e tutti quelli che sono i monomeri della lignina sono invece rappresentati in giallo. Come vedete, a partire dagli stessi monomeri, oltre che alla biosintesi della lignina, però si può arrivare anche alla biosintesi di una serie di altre molecole, di metaboliti che sono importanti per la pianta, ma che sono anche importanti in un'ottica di bioraffineria, quindi ci sono flavonoidi, stilbeni, cumarine o acidi idrossicinnamici. Come è stato detto nella presentazione precedente, abbiamo portato avanti nella trasformazione genetica all'interno di Bobcat sostanzialmente due strategie complementari. Una consiste nell'andare a modificare tramite sovraespressione o tramite silenziamento un gene specifico. Abbiamo visto che questo è stato fatto nel caso dei geni SAD e FAD. È un approccio molto chirurgico perché si individua nello specifico uno step biochimico nel quale intervenire, si caratterizza bene la funzione di un gene e quindi si può andare a intervenire nello specifico su quello. La strategia alternativa, che è già stata introdotta, in realtà è più generalista, ovvero significa andare a modificare l'attività di alcune proteine, che sono i fattori trascrizionali, che in tutti gli organismi eucarioti hanno la funzione di andare simultaneamente a controllare l'espressione di diversi geni che possono appartenere o allo stesso pathway oppure anche a pathway diversi. Quindi generalmente viene utilizzata la metafora del direttore d'orchestra perché contemporaneamente è in grado di controllare in maniera coordinata effettori che fanno cose diverse. In particolare nella via dei fenilpropanoidi che porta alla sintesi della lignina e di tutte le altre molecole che ho elencato prima, è noto il ruolo di un fattore trascrizionale che è stato studiato in specie modello come Arabidopsis, che si chiama MIB4. MIB4 in particolare è noto come essere un repressore di diversi step che portano alla biosintesi della lignina. Questa funzione in Arabidopsis è stata confermata anche in altre specie di cotiledoni e in monocotiledoni. Quindi la nostra strategia è stata quella di andare ad aumentare i livelli di questa proteina, con l'obiettivo quindi di andare a ridurre l'espressione di diversi geni e quindi complessivamente di ridurre il contenuto di lignina. Quello che vi faccio vedere nelle successive slide è relativo alla caratterizzazione delle linee transgeniche che abbiamo ottenuto con il protocollo che Teresa Docimo ha illustrato precedentemente. In particolare in questa slide sulla sinistra vedete quello che è il livello di espressione, quindi quello che è il livello di attività di alcuni geni fondamentali nella via biosintetica dei fenilpropanoidi. E vedete che confrontando le barre verdi, che sono quelle dei controlli, con quelle rosa, che invece sono relativi alle nostre linee transgeniche, in generale abbiamo ottenuto quello che ci aspettavamo, cioè diversi geni della via biosintetica dei fenilpropanoidi risultano essere diminuiti nella loro attività. Il fenotipo però che osserviamo non è soltanto a livello molecolare, quindi non è soltanto relativo all'espressione dei geni, ma se guardate il grafico sulla destra, si riflette proprio in quello che ci aspettavamo, cioè in un contenuto di lignina che effettivamente diminuisce. Abbiamo ottenuto diverse linee transgeniche e in generale abbiamo una riduzione del contenuto di lignina delle pareti cellulari che va dall'80 al 90%. Quindi effettivamente sembra essersi confermata anche nella cellula di Carlo quella che è l'attività della proteina MIB4 che era stata riportata in altre specie. Vi faccio vedere qui un altro risultato che è molto recente e che abbiamo ottenuto grazie ai colleghi dell'Università di Napoli, perché non soltanto abbiamo una riduzione di lignina, ma abbiamo anche complessivamente un'alterazione e un aumento significativo in alcune linee del contenuto in polifenoli. Come vedete in questo grafico, in particolare le analisi qualitative hanno dimostrato che l'aumento è in particolare a carico dell'acido clorogenico e di altre molecole che potenzialmente hanno un'importanza in ottica di bioraffinerie. E questo chiaramente ha un senso biologico perché, come vi ho detto prima, i precursori che portano alla sintesi della lignina possono essere utilizzati anche per la sintesi di altre molecole, quindi andando a spegnere
tutti quegli step biochimici che portano alla produzione di polimeri della lignina, allo stesso tempo questi precursori possono essere utilizzati dalla cellula vegetale per altri scopi, ad esempio per la sintesi di altre molecole che appartengono ai fenilpropanoidi. Diciamo, se questi primi due risultati, la riduzione della lignina e l'aumento del contenuto di molecole fenoliche erano auspicabili ed erano in qualche senso attesi, questo che vi faccio vedere qua è un altro risultato positivo che non ci aspettavamo. Io vi sto mostrando quelle che sono delle curve di crescita delle linee transgeniche che overesprimono MIB4 a confronto con quelle di controllo non trasformate. E come vedete le linee a basso contenuto di lignina, a parità di condizioni, che significa a parità di nutrienti, a parità di temperatura, a parità di tempo, accumulano più biomassa nel momento in cui crescono su terreno solido, che è chiaramente un aspetto che vorremmo ulteriormente investigare, soprattutto nell'ottica più complessiva che prevede il progetto BOBCAT. Adesso, per motivi di tempo, non ho modo di illustrare tutte le altre analisi che stiamo svolgendo per continuare la caratterizzazione di queste linee. Ci tengo soltanto a sottolineare che dal momento che abbiamo modificato il livello di espressione di un fattore trascrizionale, come vi ho detto all'inizio, ci aspettiamo che l'effetto di alterazione non coinvolga soltanto un pathway, ma potenzialmente più pathway di metabolismo primario e specializzato. E per poter andare a identificare questi ultimi abbiamo scelto un approccio di analisi trascrittomica, ovvero abbiamo sequenziato l'RNA delle linee di controllo e delle linee transgeniche, e in questo modo siamo in grado di valutare in un singolo istante il livello di espressione di tutti i geni che costituiscono il genoma del cardo, e quindi speriamo di poter identificare altri pathway oltre a quello dei fenilpropanoidi che risultano essere alterati nelle linee transgeniche. Come vi ho detto, diminuire il contenuto di lignina significa principalmente cercare di aumentare quella che è l'accessibilità dei carboidrati della frazione lignocellulosica, quindi queste sono delle altre prove di estrazione e accessibilità che abbiamo intenzione di fare nell'immediato futuro, e sempre grazie ai colleghi di Napoli vogliamo valutare il potere antiossidante degli estratti delle nostre linee, in quanto generalmente questo sembra essere direttamente correlato con il contenuto di polifenoli che in alcune linee abbiamo visto essere aumentato in maniera significativa. E poi più in generale nel progetto siamo interessati a capire quali sono le potenzialità che derivano da uno scale up del sistema e analizzare la sostenibilità di quest'ultimo tramite le analisi LCA. Quindi per concludere, fra le attività che abbiamo svolto qui a IBBA abbiamo messo a punto un sistema di trasformazione genetica stabile delle colture cellulari di cardo. Tramite questo protocollo siamo riusciti a ottenere delle linee che overesprimono il fattore trascrizionale MIB4, che come atteso hanno un ridotto contenuto di lignina, circa il 90% in meno, e allo stesso tempo sembrano accumulare molecole che possono avere potenzialmente una funzione nutraceutica o comunque un interesse in ottica di bioraffineria. E allo stesso tempo abbiamo visto che queste linee sembrano essere più veloci nella produzione di biomassa, e quello che stiamo facendo è cercare di capire quali altri pathway sono alterati in maniera significativa dal confronto con il wild type. Quindi con questo vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio in particolare tutti i colleghi di CNR IBBA e tutti i partner di progetto. Grazie. Grazie mille per il suo intervento. Guardiamo se ci sono domande. Ci sono una serie di domande nel pannello domande e risposta, che però vedo che stanno ricevendo già una risposta direttamente in chat. Quindi, mentre ne aspettiamo altre, io ne avrei una per la dottoressa Dorsimo, ossia quanto è vantaggioso l'utilizzo delle colture cellulari rispetto alla coltivazione in campo. Ministra, lo ha già anticipato la dottoressa Sparvoli, il vantaggio è la stabilità e soprattutto il fatto che comunque sono indipendenti dalle condizioni climatiche.
non possono subire, diciamo, stress di tipo biotico e abiotico, a meno che non indotto da noi, e soprattutto non vanno incontro a problemi di stress biotico, quindi di infezioni e quindi l'utilizzo ovviamente di pesticidi. Tutto è estremamente controllato e l'altro vantaggio è che possono essere manipolate e dovendo ottenere poi prodotti finali e quindi che non entrano nel food, possono essere anche colture transgeniche perché ricaviamo dei prodotti, delle materie, dei building block, quindi non DNA, insomma, ma acido oleico e cellulosa, che può avere un'applicazione sul mercato indipendente dalle regolamentazioni. Perfetto, grazie mille. Prego, Non grazie. vedo altre domande. Nel caso possiamo proseguire. No, ne abbiamo una. Ok. Allora, in chat chiedono, avete informazioni su quali geni MIB4 regola precisamente nel cardo? Questo per andare ulteriormente a chiarire quali altre vie metaboliche verrebbero influenzate. Sì, allora, la funzione di MIB4 è piuttosto ben caratterizzata in diverse specie. Si sa che va ad agire sui geni come quelli che ho mostrato, quindi PAL, C4H, 4CL, che sono i principali geni biosintetici della via dei fenilpropanoidi. L'approccio di trascrittomica che abbiamo intrapreso serve proprio per cercare di capire se questo effetto direttamente o indirettamente va a intervenire anche su altre vie di metabolismo primario o secondario. In questo senso, le analisi preliminari mostrano che è così, abbiamo altri pathway che risultano essere alterati. Uno di questi, e in qualche modo correla giustamente con i fenotipi che osserviamo, sono tutti quei pathway che hanno a che fare con il ciclo cellulare, quindi non soltanto con l'attivazione del ciclo cellulare in sé, ma con tutto ciò che va a corredo di quest'ultima, quindi con l'organizzazione delle strutture citoscheletriche, con il trasporto di sostanze tramite microtubuli. Quindi stiamo analizzando i dati trascrittomici per capire quali altri pathway potenzialmente, quelli in particolare del metabolismo specializzato, sono alterati. Perfetto, non vedo altre domande. Possiamo allora proseguire. Allora, quindi proseguiamo lasciando la parola al dottor Langellotti, che è ricercatore presso il Centro di Ateneo per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Industria Alimentare dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Prego. Grazie per la presentazione e buongiorno. Noi al Centro di Ateneo per l'Innovazione dell'Industria Agroalimentare ci occupiamo da un po' di anni di trasferimento tecnologico di colture delle cosiddette single cell culture, prevalentemente di protisti fotosintetici, ma anche eterotrofi e cianobatteri. Il nostro ruolo all'interno del progetto Bobcat è stato quello di indagare alcuni aspetti relativi al passaggio più difficoltoso di quelli che poi sono i risultati della ricerca, cioè andare un attimo dal laboratorio al contesto pilota per modellare, diciamo, il prospetto industriale di queste produzioni cellulari. Farò un piccolo cappello su quello che è al momento, diciamo, lo stato dell'arte delle cosiddette single cell production. Al momento sono poche le commodity o, diciamo, i bulk chemicals che vengono prodotti sostanzialmente per via fermentativa attraverso dei microrganismi, chiaramente i più famosi, l'acido citrico, l'acido lattico, prevalentemente utilizzando batteri o lieviti che hanno le performance più
consistenti in termini di produttività. Per quanto riguarda le colture cellulari vegetali, la situazione è quella che ho evidenziato nella piramide che vedete in basso a sinistra. Sostanzialmente si tratta per lo più sulla scala commerciale di piccole produzioni di composti ad elevatissimo valore aggiunto, farmaceutici, il più famoso il taxololo, ad esempio, o anche l'utilizzo delle cellule delle sospensioni cellulari di piante, anche come piattaforma ricombinante per la produzione di specifiche proteine, di specifici attivi. Si sta affacciando poi anche il settore di valore più inferiore in termini monetari, che è il settore food. Abbiamo in commercio da pochissimo anche una molecola, il verbascoside, che viene usato come nutraceutico ed è approvato anche come novel food. Sostanzialmente quindi abbiamo delle produzioni piccole di prodotti ad elevatissimo valore aggiunto. I problemi che incontriamo nello scale up delle produzioni sono i soliti problemi che è difficile ripetere le condizioni di laboratorio, per cui le performance di produzione generalmente sono sempre inferiori all'atteso. Il reshape della produzione sostanzialmente non rispetta mai quelli che sono i canoni della normale coltivazione in laboratorio, per cui poi su grandi volumi bisogna procedere anche a un design tecnologico per adattarlo ai volumi via via crescenti. Qui grosso modo sono elencati un po' gli input che rendono sostanzialmente il processo, che incidono sostanzialmente sulla sostenibilità e infine anche sul costo del prodotto, e li possiamo dividere sostanzialmente nei processi dell'upstream e nei processi del downstream. In questo caso sono elencati i principali componenti che danno costo al sistema. Sostanzialmente nel mezzo, per esempio l'uso del carbonio organico, la letteratura ci dice che grosso modo incide tra il 30 ma fino al 50% della produzione. Chiaramente questa cosa dipende moltissimo dallo yield, cioè da quanta biomassa riusciamo a fare per chilo di carbonio organico che consumiamo. Quelle che sono state le nostre performance al momento intorno al 30%, quindi sostanzialmente il consumo di un chilo di zucchero porta alla produzione di 300-350 grammi di biomassa finale. Gli altri input importanti riguardano chiaramente come macronutrienti, sono pochi, possiamo fare un discorso diciamo sull'azoto e sul fosforo, però l'incidenza poi sul prezzo totale di produzione è abbastanza bassa. Subito dopo il carbonio organico si passa a quelli che sono sostanzialmente i costi energetici, intesi sia come energia termica per mantenere diciamo il sistema in condizioni di temperatura idonee, sia quelli che sono diciamo i consumi di natura elettrica per mandare avanti sostanzialmente le pompe, quindi la movimentazione, le pompe dell'aria e le pompe che
per la movimentazione dei liquidi. Un costo importante deriva anche da tutti i processi di sanificazione e di sterilizzazione sia dei mezzi che dei vessel. Quindi il processo dopo la produzione sostanzialmente dei reattori c'è questa separazione solido-liquido. Nel caso delle nostre cellule devo dire che rispetto a quello a cui eravamo abituati noi la separazione solido-liquido risulta molto vantaggiosa e poco dispendiosa. Sono cellule abbastanza grosse che possono essere separate attraverso anche dei semplici vibrovagli. A volte l'uso delle centrifughe può risultare anche dannoso per questa tipologia di cellule. Nelle produzioni, diciamo, importanti si ottiene questo 40 fino al 50% in peso della biomassa rispetto al mezzo. Un punto debole di questa produzione è che il peso secco della biomassa umida che si raccoglie è effettivamente molto piccolo e un punto dolente dal punto di vista della sostenibilità sarà sicuramente, diciamo, il procedere alla stabilizzazione di questa biomassa, sostanzialmente all'essiccazione. Per chilo di prodotto solo il 3-5% il 3-5% di peso secco. Quindi il consumo energetico per rimuovere tutta quest'acqua è abbastanza importante. Si possono anche considerare delle vie alternative di gestione del prodotto su via umida, quindi anche se questi processi vanno bene per certe componenti, per altre risultano abbastanza inefficienti. Dall'altro lato il mezzo esausto. Il mezzo esausto in alcune produzioni cellulari contiene delle componenti segrete durante il processo di produzione, anche molto importanti. Noi non le abbiamo ancora indagate nel caso delle colture di cardo, però ci riproponiamo di farlo. Il mezzo esausto in molte produzioni di single cell viene riciclato. Chiaramente anche questo ha un costo e bisogna sempre fare una giusta valutazione costo-beneficio per decidere se mandarlo a smaltimento oppure investire nel suo riciclo. Le sospensioni di cellule di piante si presentano nella coltivazione, così si comportano nella coltivazione come dei fluidi non newtoniani. Hanno un'elevata variabilità morfologica e la sospensione sostanzialmente presenta una diversità reologica dall'inizio alla fine della coltivazione. Sostanzialmente la viscosità non è una viscosità che aumenta in modo progressivo. I fenomeni come la coesione cellulare, l'accumulo di polisaccaridi nel mezzo rendono difficile la lavorazione del prodotto quando ci troviamo ad elevatissime concentrazioni. Quando parlo di elevatissime concentrazioni, purtroppo mi riferisco al fatto che si parla di elevatissime concentrazioni di cellule fresche, idratate, che però, diciamo, come ho detto prima, hanno un contenuto d'acqua molto importante. Qui riporto sostanzialmente i tre sistemi che sono in uso anche su scala commerciale. Il classico reattore a pale, dove la movimentazione è assicurata dalla rotazione di eliche. Il reattore bubble column e l'airlift
sono sostanzialmente dei reattori che vengono movimentati per insufflazione d'aria, e questa nuova configurazione, dove praticamente è stato mimato quello che facciamo su uno shaker orbitale, il wave mixing, che si realizza in dei grossi bustoni. C'è da dire che mentre la configurazione A è una configurazione molto consolidata, esistono reattori da 100.000 litri, da 200.000 litri, quindi reattori importanti in cui, diciamo, avvengono consistenti produzioni di funghi, batteri, lieviti. Le altre configurazioni non raggiungono mai i volumi raggiungibili dai sistemi finali degli stirred tank. In particolare, anche proprio il sistema Wave, forse il più grande, è un sistema che può ospitare 500 litri di coltura. Però anche lì la scelta del sistema di coltivazione è importante, pensando al target di prodotto finale che sostanzialmente deve essere messo sul mercato. In caso di un bulk chemical che magari può servire per la biosintesi di un biopolimero, chiaramente avrò bisogno di mettere sul mercato svariate tonnellate di prodotto, e quindi cercherò di avere dei sistemi di produzione adeguati, quindi non frazionati in migliaia di piccoli reattori, ma pochi grandissimi reattori che fanno la produzione finale. Mentre magari una produzione di un attivo cosmetico piuttosto che di un farmaceutico, a volte si può realizzare anche in sistemi fino a 200-300 litri, quindi frazionando tantissimo la produzione in piccoli sistemi. Le cellule di cardo, quello che abbiamo osservato durante la coltivazione, si presentano di forma tondeggiante quando sono nella fase iniziale esponenziale di crescita, quindi quando sono in attiva divisione. Si assiste poi a un progressivo allungamento di queste cellule via via che la coltura si avvia al plateau. Questa cosa presenta un challenge dal punto di vista della movimentazione, poiché l'allungamento delle cellule ne porta una debolezza dal punto di vista della resistenza meccanica. La resistenza meccanica delle cellule, sia in sistemi in air bubbling che in sistemi stirred, è importante, perché nei reattori la rottura cellulare sostanzialmente crea schiuma incontrollata e abbassa tantissimo le performance di crescita. Sostanzialmente in un sistema stirred la cellula di cardo bisogna tenerla in condizioni di produttività sub-ottimale, cercando per quanto possibile di tenere la fase cellulare nella fase di intensa divisione. Questo indice di allungamento può essere anche utilizzato, per quello che abbiamo visto nei nostri laboratori, come indice generico per stabilire il grado di invecchiamento del ceppo, sostanzialmente. Cellule far ripartire cellule che sono di grado molto allungato, quindi con un'elevata percentuale di cellule molto lunghe, dà una
una fase stazionaria iniziale nella coltivazione molto lunga, mentre facendo partire delle colture più tondeggianti, giovani, la fase iniziale di adattamento si riduce moltissimo durante gli inoculi fino ad annullarsi. Questo è un classico grafico di crescita di un callo su coltura solida. C'è una notevole variabilità, ripeto, sulla tipologia di callo che lavoriamo e inoltre nelle condizioni ambientali in cui viene effettuata la coltura. Sostanzialmente però il grosso della crescita, anche se sembra salire fino a 28 giorni, se noi andiamo a guardare il peso secco delle piastre, vediamo che sostanzialmente il grosso della crescita vera è una crescita che si realizza nei primi 14 giorni. Poi sostanzialmente c'è un rigonfiamento di questo callo, ma non c'è un vero accumulo di sostanza. Mantenendo delle condizioni idonee di umidità, quindi sostanzialmente nella piastra tenendoci alti con l'agar, la produttività sul solido, ma soprattutto la percentuale di peso secco si mantiene su valori abbastanza costanti durante la coltivazione. Queste invece sono delle produttività che si ottengono sulle sospensioni cellulari. Possiamo vedere che in termini di peso fresco è facile raggiungere, diciamo, produttività di 25-30 grammi, sostanzialmente di 25-30 grammi di peso fresco al giorno, che poi facendo i dovuti rapporti in peso secco, vedete sotto che abbiamo produttività tra 0,8 e 1 grammo litro. Sostanzialmente qui in questi esperimenti che abbiamo fatto all'inizio delle sperimentazioni sul progetto Bobcat, volevamo vedere la resistenza allo shear stress delle cellule, soprattutto per il bubbling. Sostanzialmente non abbiamo riscontrato grossi problemi nel passaggio tra le colture in orbital shaker a quelle in air bubbling, previa però taratura del flusso dell'aria, che chiaramente, se eccede alcuni limiti, porta a rottura cellulare e conseguente formazione di schiuma. Nelle colture cellulari l'air bubbling ha il doppio scopo di movimentare la coltura e di favorire gli scambi gassosi, sostanzialmente. Noi sulle richieste di ossigeno di queste cellule abbiamo visto che sono molto basse rispetto alle colture a cui eravamo abituati. Quindi il grosso dell'aria che noi insuffiamo nelle colture in air bubbling è sostanzialmente per la movimentazione. È stata fatta poi una verifica di quella che era questa concentrazione standard di saccarosio che veniva messa all'interno del terreno di coltura per le cellule, abbassandolo a 25 e a 20 grammi litro. Abbiamo trovato che nel caso, diciamo, delle cellule che abbiamo in coltivazione, 25 grammi litro rappresenta il miglior compromesso in termini di produzione e soprattutto di conversione tra carbonio e biomassa prodotta. Ad ogni modo, quello che si può verificare è che anche se a 20, 25, 30 grammi di litro i galli da freschi che sembrano crescere tutti allo stesso modo,
in realtà c'è un progressivo incremento della sostanza secca. Quindi pian piano che aumentiamo il saccarosio c'è un progressivo accumulo di sostanze all'interno della cellula. Da quali presupposti siamo partiti per indagare la possibilità di utilizzo di carbonio organico da byproducts o da prodotti di scarto? Sostanzialmente noi avevamo una letteratura scarna che però ci raccontava che numerose linee cellulari di piante erano capaci di metabolizzare un gran numero di zuccheri con efficienze più o meno paragonabili a quelle del saccarosio. Inoltre pochi ma selezionati autori avevano già indagato la possibilità di utilizzare dei sottoprodotti come fonte di carbonio con alterne fortune. Partendo da questo presupposto e sull'esperienza maturata sulle colture eterotrofiche di protisti acquatici, abbiamo proposto in Bobcat di indagare i più comuni byproducts alimentari che potessero fare al caso per le colture di piante. E quindi ci siamo focalizzati sulle molasse da canna da zucchero, ma abbiamo anche in programma quelle da barbabietola. Abbiamo collaborato con un'azienda che si occupa di canditura e io francamente non ero a conoscenza, però la frutta candita produce moltissimo byproducts, che è questa spent osmotic solution che dopo un po' deve essere avviata sostanzialmente a smaltimento, rappresenta anche un costo per l'azienda. Il corn stip ligure più per la sua componente minerale e contenuto di azoto, e infine anche sostanzialmente il siero, e nel caso della produzione della mozzarella anche le acque di filatura dei caseifici. La melassa, guardando la composizione, appare un ottimo byproducts anche per l'applicazione sulle colture cellulari di piante. Noi abbiamo avuto successo per quanto riguarda la produzione di molti organismi mixotrofici ed eterotrofici. Scusa, posso interrompere un secondo? Visto che abbiamo un ritardo abbastanza consistente, circa 35 minuti, posso chiederle di arrivare un po' alle conclusioni, ecco, almeno passiamo alla prossima presentazione, grazie. Va bene. Come primo passo abbiamo visto chiaramente la capacità di metabolizzare diversi zuccheri. Sfortunatamente queste cellule che abbiamo in questo momento hanno una efficienza paragonabile a quella del saccarosio solo con il glucosio, e il fruttosio presenta una bassa efficienza. Gli altri tipi di zuccheri come lattosio, maltosio e l'amido, che alcuni ambiti che abbiamo provato, hanno una scarsissima efficienza. In più la melassa si è rivelata molto ostica nella sua utilizzazione, perché rispetto agli altri sistemi che abbiamo utilizzato risulta molto sensibile la cellula di cardo, probabilmente per l'elevato contenuto di metalli divalenti, che stiamo cercando di risolvere attraverso dei trattamenti con sostanze chelanti.
Ottimi risultati invece li abbiamo avuti con la spent osmotic solution del reflo di canditura, dove sostanzialmente abbiamo sia in solido che in liquido le stesse performance di crescita. Abbiamo poi verificato la sostituzione dei sali principali dagli analitici ai tecnici per vedere la sensibilità, sostanzialmente sia per il saccarosio che per il nitrato non abbiamo avuto alcun problema particolare, e in più abbiamo proceduto con lo scale up della coltura verificando la produttività. In questo momento ci siamo fermati ai 10 litri e non abbiamo avuto grosse difficoltà o grossi cali della produttività in coltivazione. Infine abbiamo fatto la doverosa prova di sterilizzazione chimica del mezzo, che le cellule presentano un certo effetto ma non hanno grossi sbalzi nella crescita con la disinfezione con il cloro. Questo sono degli esperimenti esponendo invece le cellule alla luce. Purtroppo si vede un progressivo decremento della produttività, anche se queste cellule poi al loro interno presentano pigmentazioni da antociani e anche da plastidi, da cloroplasti. Questo è quello che ci proponiamo di fare per quest'anno, per quest'ultimo anno di Bobcat. Vi ringrazio. Perfetto, grazie mille, chiedo scusa ancora per l'interruzione, è stato molto interessante. Se c'è qualche domanda veloce possiamo provare a rispondere. Nel caso possiamo alla fine vedere se emergono domande. Quindi direi di passare all'ultima presentazione della giornata. Presento la dottoressa D'Imporzano, Project Manager presso il Consorzio Ital Biotech, che ci parlerà dello studio LCA del progetto Bobcat. Grazie Melissa, cerco di condividere lo schermo, chiederei al collega Langelotti gentilmente se può interrompere la sua condivisione, così. L'ho appena fatto. Perfetto, grazie. Ecco. Allora. Ecco, vedete lo schermo in condivisione? Corretto? Allora, dato che non ci sono proteste, immagino di sì, e procedo con la presentazione. Allora, il ruolo di Ital Biotech nel progetto Bobcat è quello di occuparsi dell'LCA del modello Bobcat, quindi di questa bioraffineria da single cell di cardo. Per fare questo introduco brevemente cos'è l'LCA. L'LCA viene definita come l'analisi del ciclo di vita di un prodotto, in questo caso appunto abbiamo parlato in realtà di tanti prodotti, e consiste un po' nella contabilizzazione di tutti i flussi in entrata e in uscita dal processo di produzione. Quindi un po' chi fa l'LCA è un po' veramente il contabile degli impatti ambientali che vengono causati da una produzione, perché poi una produzione naturalmente determina, per quanto sostenibile e per quanto green e circolare, determina degli impatti, perché insomma senza niente non si fa niente. L'LCA dà come risultato dei numeri che sono degli indicatori ambientali, e questi indicatori ambientali hanno un senso perché ci danno una misura della nostra pressione come umanità sull'ambiente, proprio sull'ecosistema terrestre. Già nel 2009 c'è stata questa elaborazione molto interessante di quello che è il concetto di planetary boundaries, ovvero quali sono i limiti di
operatività sicura dell'umanità sul pianeta e quali invece stiamo già oltrepassando. Tipicamente noi conosciamo tutti il problema cambiamento climatico, se vedete tra i planetary boundaries c'è una bella riga rossa che ci dice che noi siamo oltre quello che è il confine sicuro per la categoria di emissioni di gas serra. Meno noto per altri è il fatto che anche altri planetary boundaries sono stati molto oltrepassati, come il ciclo dei nutrienti, nello specifico dell'azoto, e la perdita di biodiversità. Su alcuni planetary boundaries non abbiamo neanche indicazioni precisissime di come siamo messe, non sono state quantificate, ad esempio, proprio l'inquinamento chimico, perché per la complessità di questo boundaries, diciamo. Noi facendo le LCA cosa misuriamo? Ci sono alcuni indicatori, come dicevo, che sono molto conosciuti, come le emissioni di CO2 equivalenti, quella che viene definita la categoria climate change, quindi emissione di CO2 equivalenti, piuttosto che indicatori come la riduzione dello strato d'ozono, l'acidificazione terrestre, l'eutrofizzazione sia d'acqua dolce che d'acqua marina, la formazione di inquinanti atmosferici, piuttosto che anche l'aggiunta di equivalenti tossici ai vari strati di atmosfera, stratosfera e ambiente acquatico. Naturalmente tutte queste cose vengono poi correlate con quelli che sono i planetary boundaries, diciamo, idealmente questo è il nostro percorso, e capire come ci posizioniamo in ogni tipologia di produzione che facciamo. Cosa si fa e come abbiamo iniziato a lavorare per il modello Bobcat? L'LCA prevede quattro fasi fondamentali, quindi una definizione del goal and scope, l'obiettivo, un'analisi dell'inventario, che significa prendere tutti i numeri, fare un po' il lavoro del contabile, poi la valutazione dei numeri, cioè trasformare questi flussi elementari, questi inputs in categorie di impatto, quindi climate change, eutrophication, assottigliamento dello strato dell'ozono, e poi dare una lettura critica, un'interpretazione e contestualizzare i risultati trovati, quindi dare in qualche modo un giudizio di valore. Il goal scope ci mette davanti alla necessità che ci siamo posti in fase di progetto, proprio di avere un LCA per il modello Bobcat, che quindi significa è una nuova produzione, andiamo a vedere se è differente dallo stato dell'arte, se porta dei vantaggi e poi soprattutto quali, diciamo, una procedura di ecodesign, ovvero se ci sono degli hotspot, dei punti in cui l'impatto ambientale sale, diciamo dei punti importanti, come si possono migliorare. Tipicamente, ecco, questa fase è più semplice quando si tratta degli inputs, mentre quando si tratta di emissioni dirette è un po' più difficile o meno intuitivo, poi ne parleremo meglio. Allora, come ha ampiamente esposto in maniera esaustiva il collega Langellotti, bisogna fare dai 10 litri dalla produzione del callo alla beuta ai 10 litri, poi bisogna arrivare a scale up che arrivino alla fase industriale. Per ora la nostra modalità è ovviamente avere i dati di laboratorio, quanto più grandi in dimensione di scale up meglio, immaginare un plant flow, quindi immaginare come sarebbe l'impianto di scala reale, come ha raccontato il collega, e poi ipotizzare degli scale up per ogni pezzo del processo e infine collegare tutto. Ancora, diciamo che questo passaggio è un po' un mosaico, nel senso che noi abbiamo dati a varie scale e in alcuni casi stiamo ancora attendendo i dati della ricerca, perché giustamente non è concluso il processo. Comunque abbiamo definito quello che è la modalità di lavoro, qual è quello che è il nostro sistema. Allora, noi faremo un'analisi che in LCA viene chiamata cradle to gate, cioè non dalla culla alla tomba, perché non indagheremo la fase d'uso per ora, ma fino al cancello, cioè alla produzione del materiale nell'azienda. Quindi ovviamente considereremo tutti gli input che servono alla produzione di cellule singole, quindi i materiali, il trasporto, quindi per esempio i sottoprodotti, i
diversi step di processo e eventualmente, se è necessario, la gestione dei discarti, rifiuti o flussi di scarto. In tutto ciò, gli inputs, abbiamo detto, saranno fertilizzanti, detergenti, gas, chemicals, tutto quello che può essere, e gli output sarà la biomassa che contiene una certa quantitativo di principi attivi, che per ora definiremo soltanto così, e poi le emissioni sull'ambiente, cioè qualsiasi tipo di emissione verso aria, acqua, suolo ed eventuale, come ho detto già prima, produzione di scarti. Quindi, grosso modo, considerando proprio il modello Bobcat, questi sono confini di sistema, quindi il trasporto degli inputs, pre-processing degli inputs, tutti gli step della cell line, e ovviamente le operazioni di diciamo raccolta, separazione solido-liquido della coltura. Per quanto riguarda i processi di estrazione, peraltro per il momento rimangono fuori dalla valutazione che abbiamo fatto finora, semplicemente perché sono anche comuni, ad esempio, al trattamento che viene fatto per i sottoprodotti del cardo, cioè per la coltura in pieno campo. E per ora, quindi, ci fermiamo un po' prima per arrivare ad un punto comune dove i due processi di lavorazione si accomunano e poi vedremo tutta la filiera. Direi che sì, questa è un'ulteriore specifica di quello che ho detto. Una volta raccolti tutti questi dati, che diciamo richiedono appunto una notevole mole di lavoro analitico dei colleghi e di simulazione per lo scale up, poi tutti questi flussi elementari vengono tradotti, come dicevo, in flussi all'ecosistema terrestre e poi alla fine anche in categorie di danno, quindi ad una serie di indicatori relativi proprio alla produzione di CO2 equivalenti, assottigliamento dell'azoto, molecole tossiche, eccetera. Che cosa, prima di andare a vedere i risultati, cosa influenza, diciamo, da cosa è influenzato il risultato? Allora, sicuramente una cosa importantissima è sia la produttività di queste cellule in coltura che la concentrazione in principio attivo, perché ogni input che noi facciamo poi ha al denominatore la produzione, la biomassa prodotta. Quindi io ovviamente per gestire i reattori, come ha correttamente raccontato il collega Lancellotti, avrò degli input energetici di calore, di trasporto dei sottoprodotti, di gestione del carbonio, eccetera. Quindi maggiore è la mia quantità di biomassa prodotta e maggiore è la quantità di principio attivo importante nella biomassa prodotta e più la mia sostenibilità si innalza. Ovviamente esiste anche il discorso dell'efficienza dell'uso dei bioprodotti, un 30% di conversione tra carbonio fornito e carbonio trasformato in cellule di cardo è un'ottima performance da un punto di vista di sostenibilità. E poi un'altra cosa che appunto ancora poi da vedere e da gare sarà il fatto che viene ottimizzata l'estrazione anche dei principi attivi proprio grazie al fatto che abbiamo un lavoro genomica, adesso io mi esprimo rozzamente su questo punto perché non è il mio campo, ma che comunque ci migliora la quantità di principi attivi e la loro estrazione proprio per la minor quantità di lignina, come è stato prima indicato dai colleghi. Allora, qui abbiamo fatto ed è esposto in comparazione una simulazione dell'impatto ambientale della produzione di cellule di cardo nel caso di singola coltura e in campo. E abbiamo ipotizzato un ampio scenario con, diciamo, un'ampia forbice con un worst case e un best case, cioè worst case ovviamente poca produttività, la stessa quantità di principi attivi che si otterrebbe in piante, negli scarti, nelle foglie della pianta di cardo, e invece quella nelle singole cellule. Allora, nel worst scenario abbiamo le
cellule singole che vedete in arancione, l'impatto è in arancione, mentre per quanto riguarda la coltura in campo è in blu, e sono rappresentate in percentuale sulle diverse categorie di impatto. In certi casi la single cell nel worst scenario è effettivamente più impattante, non per tutte le categorie, ma per diverse. In alcune è più bassa, per esempio in tutto ciò che riguarda l'eutrofizzazione potrebbe essere più basso di una coltura in campo come impatto, però abbiamo più o meno questa cosa. Ovviamente questo appunto è lo scenario peggiore, quindi senza avere, come dire, avendo la stessa concentrazione in principi attivi e una bassa produttività. Se invece consideriamo quello che si sta vedendo e che può essere ulteriormente migliorato in termini di produttività e di concentrazione dei principi attivi, ipotizziamo per ora sempre, si tratta di una simulazione, quindi sono risultati da poi questa è più didattica come trattazione. Comunque abbiamo una, nello scenario migliore abbiamo un orizzonte completamente diverso e, come si vede, il cardo riguadagna molto invece in termini di sostenibilità ambientale, cioè gli impatti sono più bassi. Una precisazione, l'impatto che vedete relativo al consumo di acqua, che è l'ultimo sulla destra, in realtà è legato al consumo di energia elettrica dovuto ai reattori, ai processi di raccolta e appunto separazione solido liquido, harvesting e tutto, delle cellule di cardo. Le produzioni di energia elettrica sono legate ad un elevato consumo di acqua, nonostante la nostra rete abbia comunque anche un'elevata water footprint, nonostante da noi ci sia anche una certa quota di energia rinnovabile. Quindi, quali sono i punti interessanti da un punto di vista puramente di environmental impact, quindi di impatto ambientale? Le cellule in coltura singola potrebbero avere meno emissioni dirette rispetto all'agricoltura, protossido di azoto piuttosto che tutte le inefficienze che di fatto si hanno in campo, meno uso di risorse naturali, acqua e terra, perché valorizziamo degli stream di carbonio che sarebbero rifiuti, e quello che poi possiamo, su cui bisogna sicuramente ragionare, è che in un futuro scenario l'elettricità potrebbe essere un'elettricità diversa da quella con una forte impronta carbonica che abbiamo adesso. Quindi lo shift verso l'elettrificazione fa un po' cambiare quella che è la valutazione di scenario che possiamo fare con il frame temporale attuale. Ovviamente resta il fatto che comunque il suolo è una delle cose più economiche che esista, come mi hanno insegnato all'università, il suolo è economico, e quindi rispetto ad una coltura in suolo c'è una, agitare dei reattori, eccetera, ha una richiesta energetica maggiore. Però appunto tutto deve essere guardato nel complesso. Tra l'altro, allargando un po' lo sguardo, se noi consideriamo che negli ultimi 20 anni c'è stato un progressivo incremento della richiesta di patent relativi ad applicazioni del cardo, e tutti su topics che guardavano il pharma e il nutraceutico, che richiedono una qualità di prodotto importante per purezza e per qualità, assenza di inquinanti, assenza di molecole come pesticidi e altro, questo ci dice che forse l'analisi LCA non dovrebbe avere come comparazione soltanto la crescita in pieno campo, ma forse proprio più questi processi di produzione cellulare in reattori controllati, perché questo è un po' più il processo produttivo per questo tipo di molecole. Quindi, concludendo, che so che siamo tutti stanchi di stare al computer, allora, i dati via via di produzione, quantità di principio attivo, eccetera, saranno i dati che ci daranno l'analisi assolutamente finale, descriveranno quello che davvero è il processo e lo scale up del processo. Il miglioramento nelle performance di scale up
richiede tempo, quindi la produttività e la diminuzione della richiesta di energia è un processo che avviene nel tempo, quindi ci sono enormi margini di miglioramento anche dopo la fine del progetto. L'importante è aver messo in piedi la ricerca e gli strumenti. L'LCA può mettere il focus su alcuni punti proprio durante il processo da migliorare, magari in termini di consumi energetici. Gli scenari futuri rispetto ai consumi energetici sono da valutare, nel senso che un domani un processo che richiede molta energia elettrica potrebbe non essere così impattante come adesso risulta dalla nostra analisi, proprio perché ci sarà energia più carbon neutral. Le emissioni dirette sono minori nel caso di, rispetto all'agricoltura, nel caso di reattori chiusi. E poi è importantissimo dire che alcuni aspetti come la qualità dei principi attivi la mancanza di inquinanti non possono essere, sono delle caratteristiche qualitative che non possono essere pienamente catturate, diciamo, dall'LCA, quindi questo è un po' un limite del lavoro. E per molecole ad alto valore aggiunto, probabilmente la comparazione più giusta per lo sviluppo di prodotti è quella, diciamo, della route farmaceutica o nutraceutica, quindi diciamo non necessariamente quella, la comparazione con il pieno campo. Io termino qui ed eventualmente se ci fossero domande rispondo volentieri e ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie mille Giuliana per l'intervento. Vediamo subito se abbiamo qualche domanda veloce prima un po' di chiudere. Non mi sembra. Ah, forse una. Qua. Allora, se il costo del suolo adesso è basso, con l'aumentare della popolazione mondiale, della richiesta di cibo, non potrebbe invece diventare un costo importante? Allora, infatti, come dicevo, c'è un interessante discorso sul risparmio di risorse naturali, come per esempio il suolo. Diciamo, allo stato attuale, la produzione primaria, quella che è la produzione di biomassa primaria, vegetale, tipicamente quello che si dice, il suolo costa poco, nel senso che costa poco come altri input. Quindi vuol dire che coltivare una pianta al suolo sta lì, non bisogna agitarla in tutti i momenti. Quindi diciamo sono due orizzonti veri. Correttamente la domanda pone l'accento che poi dipende dalla scarsità dei fattori, sia naturali e dal constraints, ad esempio dei planetary boundaries, capire cos'è la scelta giusta in ogni momento. Grazie mille. Vedo una mano alzata, se vuole formulare la domanda velocemente in chat possiamo rispondere. No, per ora nessuna domanda. Mi chiedono se sarà possibile rivedere la registrazione. Sì, sarà disponibile sia la diretta streaming che verrà salvata direttamente sul canale YouTube del Consorzio Italbiotech e poi successivamente pubblicheremo la registrazione proprio del webinar sul nostro sito. Una domanda. Ci può dare un accenno a come viene calcolato l'impatto ambientale, climate change, riscaldamento globale?
Allora, viene calcolato sulla base degli input e delle emissioni dirette, che vuol dire si fa l'elenco di tutti gli input energetici, trasporti, eccetera. Tutte queste cose vengono calcolate attraverso una procedura abbastanza lunga con un software di calcolo e vengono trasformati in equivalenti di CO2 emessi in atmosfera, che vuol dire non tutte le emissioni clima alteranti sono CO2, ma diciamo tutto viene trasformato in CO2 equivalenti, ovvero si considera il potenziale di riscaldamento di ogni molecola e la si rapporta all'equivalente di CO2. Quindi trasportare qualcosa costa emissione diretta di CO2 perché uso il carburante e produce CO2, fare una coltura per esempio in campo oltre al consumo di carburante può determinare l'emissione diretta o di metano o di protossido d'azoto, che sono dei gas clima alteranti, uno con 25 e l'altro con 300 volte il potenziale della CO2. Quindi adesso in maniera molto molto banale e stringata questo è il concetto, il razionale che sta dietro al calcolo. Va bene, grazie mille. Allora, se ci dovessero essere ulteriori domande, vi invitiamo a mandarle al nostro indirizzo mail presidenza@italbiotech.it e ci occuperemo noi di inviarle ai relatori e poi a inoltrarvi le risposte. Giusto per dirigerci verso la fine, chiedo alla dottoressa Sparvoli di dirci un po' quali sono gli impatti attesi effettivamente dal progetto. Nel frattempo ringrazio tutti e tutti i partecipanti anche. Grazie. Sì, grazie. Io ringrazio tutti quanti per le presentazioni molto chiare e diciamo penso che già dalle presentazioni si possa intuire la portata dell'impatto di questo progetto. Sicuramente c'è un grosso impatto dal punto di vista di quello che sono i presupposti per, in termini di conoscenza per lo sviluppo di questo tipo di tecnologie, perché diciamo siamo ancora secondo me in molti casi in fase prototipo, diciamo, quindi avere diciamo delle informazioni sulla sostenibilità, sui costi, sulla fattibilità è veramente importante per capire la riproducibilità di un approccio di questo tipo. Sicuramente noi ci aspettiamo da un punto di vista diciamo proprio applicativo, chiaramente penso che i risultati siano molto incoraggianti per proprio lo sfruttamento di queste colture cellulari dal punto di vista della produzione dei composti di interesse quindi diciamo il target che vediamo più vicino è quello dell'industria cosmetica, perché parliamo diciamo di una richiesta di prodotti ad alto valore aggiunto senza avere bisogno di un investimento enorme in termini di biomassa, ovviamente. Poi appunto ovviamente nel caso specifico ci sono anche impatti legati al mondo scientifico che ovviamente può beneficiare dai risultati che abbiamo ottenuto, perché ad esempio l'approccio di sovraesprimere un fattore di trascrizione come MIB4 per il quale ci si aspettavano alcuni risultati sta mettendo in evidenza anche risultati inattesi che hanno anche delle implicazioni importanti dal punto di vista biologico e di controllo della crescita delle cellule, nonché di quello che sono gli impatti su altri tipi di metabolismo. In ultimo direi sicuramente ci auguriamo che questo progetto sia l'inizio di qualcosa che potrà
proseguire nel futuro e concretizzarsi in qualcosa di realistico che non resti, diciamo, solo un prototipo a livello di laboratorio, insomma. Questo lo vedremo, insomma, il progetto finisce quest'anno, vedremo se riusciremo magari a avere, diciamo, una Bobcat punto 2 nelle prossime call Careplo, se ci saranno opportunità o altre opportunità, e vediamo anche, insomma, l'interesse che possiamo ricevere da settore produttivo. Io concluderei qui perché, insomma, è già molto tardi. E ringrazio nuovamente tutti quanti per lo straordinario lavoro. Devo dire che è un team di persone molto affiatate e molto motivate, quindi ringrazio tutti. Perfetto, grazie mille, mi unisco ai ringraziamenti della dottoressa Sparvoli, ringrazio tutti i relatori per le interessanti presentazioni, i partecipanti per aver reso il tutto interattivo con le domande, e niente, vi auguro una buona giornata. Buona giornata a tutti. Se volete fermarvi, voi relatori, facciamo una foto. Grazie. Sì, 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 mi attivo pure io. Ecco, brava Melissa. Dovrei averla fatta. Ne faccio un'altra. Okay. Luca, sei un po' oscuro, sei contro luce. Ti è venuta bene. Perfetto, dovremmo averle. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, arrivederci a tutti. Ciao. Ciao.